Ciao ragazzi, di nuovo insieme. Allora, oggi vi voglio parlare di corde, o meglio, le differenze sostanziali e principali che ci sono tra le corde cosiddette lisce e ruvide. Quindi sto parlando comunque di corde in acciaio, quindi solito materiale, però ovviamente cambia tutta la composizione e l'avvolgimento della corda. Senza entrare troppo nei particolari, vado subito al sodo. Come sapete, io suono tantissimo il basso fretless e come ogni strumento privo dei tasti, sarebbe indicato, sarebbe cosa giusta suonare questo tipo di corde. A mio gusto, infatti l'ho montata su uno dei bassi che suono meno, uno dei miei due precision. E le sfrutto oggi per farvi sentire la differenza. Questi due bassi più o meno sono identici. Ora non posso fare un tutorial dove prima suono con una muta e poi con un altro sullo stesso basso perché non ho tempo. Fate finta che questi due bassi sono identici, cioè lo sono perché cambia un po' il body, per il resto sono due manici con tastiera in palissandro americani, elettronica identica, Fender Vintage, quindi è tutto uguale. Le corde sono le Roto Sound in entrambi i casi, misura 105-45 in entrambi i casi, cambia solo, e non è poco, appunto che qui ho le lisce e qui le ruvide. Allora, perché non le monto sul fretless? E praticamente nessun basso perché oltre al discorso sound che quello può piacere può non piacere per me è proprio una cosa una questione di tatto di feeling con la corda soprattutto sulla mano destra ma non solo ho come un freno e fatico molto a fare soprattutto passaggi veloci, quindi sento come se avessi appunto qualcosa che mi frena. Quindi per me che il feeling con la corda è essenziale, ne ho provate anche altre marche. Mi ricordo presi addirittura le Fender, presi le mi sembra le D'Addario, presi insomma diverse marche per cercare una corda dello stesso tipo, ma con anche una durezza diversa, perché sono molto molto dure queste. Però hanno anche i loro vantaggi. Appunto, se suonate il fretless non rovinate il legno, quindi la tastiera. Questo non è poco. Un sound caratteristico che può piacere, quindi se pensate, se vi piace soprattutto il suono un po' retro, mi viene in mente James Jamerson, non so che corde usasse, però un po' quel suono lì, probabilmente le corde lisce sono molto molto indicate, quindi un suono un po' più quasi contrabbassoso, diciamo, molto rotondo, molto chiuso. Si apre un po' il tono. Quindi posso ottenere comunque diverse sfumature di suono, però diciamo che hanno un range di frequenze diverso, possiamo dire così. Troppo
trovo molto adatte magari in alcune occasioni, in alcuni frangenti, ma per quanto mi riguarda molto scomode per altri. Quindi suono qualcosa con questo basso e poi passo al Fender con corde ruvide per farvi sentire la differenza sonora. Quindi vado, metto una base a caso e poi ci vediamo al prossimo video. Grazie.